Oggi ci troviamo a Lanciano, in via Zara. Abbiamo appena saputo di questa inaugurazione di un nuovo punto vendita del Delfino, l'azienda del patrono del Delfino Flacco Porto di Pescara, Quinto Paluzzi. E nell'occasione abbiamo ammirato anche la folla presente oggi a questa inaugurazione. I suoi punti vendita sono sempre molto frequentati, ma l'argomento non è l'inaugurazione di questo punto vendita, bensì la sua squadra di calcio, il Delfino Flacco Porto, che domenica inizierà il campionato di promozione con rinnovato entusiasmo, con tanti giovani. Noi siamo stati presenti alla vostra presentazione un po' di settimane fa, da quel momento le cose sono ancora migliorate rispetto a prima. Buongiorno, sono migliorate tante cose perché con i giovani, con questa politica dei giovani che stiamo facendo, dobbiamo chiudere le porte. Mi dispiace perché da tutte le parti vogliono venire con noi, perché hanno capito il nostro ambiente, ci si trovano benissimo dopo l'arrivo ultimo pure di Maragno, che non ci aspettavamo venisse con noi, perché noi purtroppo abbiamo quella politica che possiamo rimborsare poco o quasi nulla. Però forse i miei stanno facendo qualcosa di speciale, qualcosa di buono, qualcosa di bellissimo, che stanno tutti insieme, si divertono, passano tanto tempo e hanno visto questa novità che sta facendo gola un po' a tutti. Io sono felicissimo, sono pronto ad andare avanti per questa linea e solo questa linea, scordando di tutto il passato, di tutto quello che si faceva prima, sia io che tutte le società che abbiamo visto, che era una cosa bruttissima, abbiamo cambiato per questo. Patrone è sempre più impegnato in questi giorni con la sua attività, quindi è costretto, tra virgolette, a delegare gli impegni calcistici anche ai suoi validi collaboratori. Ce ne sono tanti veramente bravi che collaborano con lei e il presidente Zangirolami, giusto? Non bravi, meravigliosi. L'ultimo l'ho scritto stanotte: ti adoro, perché ieri durante il lavoro ho visto che organizzava tutto. Organizzano veramente, sanno fare, sono bravi, lo fanno col cuore e principalmente non lo fanno per interessi. Quest'anno il campionato sarà ancora più avvincente dell'anno scorso con la sua squadra, Patron, che può dire la sua. Chissà che non possa regalare delle belle soddisfazioni. Ma le soddisfazioni già le ho prese. Soddisfazione proprio non le cerco, le ho prese ritrovandoci con giovanissimi a livello regionale, d'élite, gli allievi, dopo pure queste squadre, giovanissimi allievi, juniores, allenati da veri, ma veri uomini che veramente danno tanto per il calcio. La favorita secondo lei quale sarà? No, non ci ho pensato proprio. E non ci sto pensando. Sto pensando a rilassarmi, vado al campo. Forse siamo arrivati a 350 numeri di ragazzi che stanno con noi. Perciò non penso alla favorita della promozione, non dobbiamo proprio fare niente, ci dobbiamo divertire come è successo l'anno scorso, senza ambizioni. Sono arrivate tante soddisfazioni, ringrazio solo il Signore che ci abbiamo tutto questo, che questa attività, come ho detto prima, ringraziando il Signore, ci permette di fare anche la squadra che si chiama, o le squadre che si chiama il Delfino Flacco Porto. Partito dal Porto, ci siamo messi insieme con la Flacco, che è un giocatore che giocava anche con il Porto, Flacco, e adesso siamo arrivati al Delfino, e questo veramente penso che ce lo siamo presi meritandocelo, perché con questa azienda riusciamo a fare tutto. Noi non abbiamo sponsor, non abbiamo nessuno, noi siamo da soli. E gioca non Quinto Paluzzi, il Delfino contro una città di Penne, gioca contro una città di Silvi, non lo so come facciamo, ma ci riusciamo. Non solo, c'è il Francavilla, c'è l'Ortona. Io mi sento ogni domenica, quando chiedo dove giochiamo, mi viene un po' da pensare dentro, ma come facciamo? Le persone hanno sostituito le società di sponsor, le persone hanno sostituito che noi, un gruppo di amici
che mi hanno ridato tutta questa voglia di fare, permettono che noi giochiamo col Sulmona, che non so neanche che si sono emozionatissimo, grazie.